300 di Milano, mi sembra una cosa piacevole. Allora, oggi non so chi fosse già intervenuto quando abbiamo fatto la presentazione agli stakeholder della presentazione dell'estate. Ho presentato una serie di nuove rotte e nuovi vettori, e oggi presentiamo dal vivo la nostra collezione primavera-estate Cyprus Airways. Cyprus Airways è un vettore nuovo, perché intanto è nato attraverso una profonda ristrutturazione, quindi la società è una società completamente nuova, ed è per noi una rotta aggiuntiva. Se giunge alle 175 rotte di ramo, diventa la 176esima rotta, il 76esimo vettore che noi offriamo nel nostro portafoglio di rotte. Peraltro è anche il 75esimo paese. È un ritorno molto interessante in questa fase, perché ritengo che ci sia in questo momento una riscoperta delle destinazioni che forse erano un po' dimenticate, e Cipro probabilmente è una di queste. Per darvi un numero, nel 2022, che non è che marchi la piena recupero del traffico, di fatto nella nostra, quella che noi riteniamo essere la nostra catchment area, intorno ai 250 km, soprattutto se poi sono destinazioni un po' sottili che sono offerte, il recupero del traffico era già al 97%. Il 97% nel 2022 rispetto ai dati del 2019 è un ottimo risultato. La decisione di operare da Milano, secondo me è una decisione, non perché faccio parte del sistema aeroportuale di Milano, è una decisione secondo me molto interessante, sicuramente, scusate, non posso dare un numero, che non ha dato un tempo. Dicevo, è molto importante, secondo me è molto corretto nel momento del rilancio del vettore, poi stiliamo se sicuramente proseguirà nel suo racconto. Perché? Perché dalla nostra area, come dicevo, parte il 45% del traffico italiano per destinazioni turistiche, per motivazione legge. Sicuramente Cyprus è una di queste destinazioni che siamo molto orgogliosi di vedere nel nostro portafoglio dei prodotti. Per cui, io direi, ascoltiamo per bene quello che questo nuovo vettore offre. Non anticipo nulla su frequenze date, mi spiace che tanto poterlo fare, però lasciamo fare questa cosa. Prego.